Buongiorno. Raga, oggi vi annuncio che farò parecchi video. Oggi poi sarà una settimana intonsa di video, c'è il turno infrasettimanale di campionato, non solo in Italia. C'è la Formula 1 a fine settimana, c'è l'ultima gara di IndyCar. Questa sarà una settimana di fuoco per questo canale. E quindi in questa settimana, ve lo dico adesso, voglio almeno 50 iscritti fino a fine settimana. Ve lo dico subito adesso, diffondete il verbo, iscrivetevi al canale. Ora, d'ora in poi lo dirò dall'inizio, come fa un mio quasi conterraneo, grande youtuber al netto di qualche eccesso. Udinese-Napoli. Ragazzi, inutile che vi dica come io sia stato facile profeta sul Napoli. Il Napoli è una grande squadra. Il Napoli ha azzeccato l'allenatore. Il Napoli ha punteggio pieno, primo in classifica, e non ce lo scalzi così facilmente. Lo dico da adesso. Poi naturalmente lo vedremo alla prova degli scontri diretti. Sì, ma voi ha giocato con la Juve di questo periodo non fa proprio testo. Lasciatela perdere la Juve, non è cazzo suo questa. Lasciatela perdere. Raga, ho visto un gran gioco e ho visto un grande Osimhen. Ribadisco, il problema di questo giocatore fino adesso è stata la continuità. Se questo ragazzo trova la continuità, molto difficile nei giocatori africani, soprattutto gli attaccanti, tant'è che oltre Drogba e Eto'o, Weah, non ne ricordo altri di grandi attaccanti africani. Comunque, raga, questo ha colpi eccezionali, ma non ha la continuità. Un po' come era Balotelli, dai. Anche Balotelli fisicamente, tecnicamente era tra i numeri uno, ma di testa non era neanche numero 20.000, secondo me. E niente, gran gol assegnato su una grande azione di Insigne, devo dire. Ma quello che mi impressiona più di questa squadra è l'entusiasmo che hanno. È l'entusiasmo. Ragazzi, per questo io dicevo, ragazzi, Spalletti è l'uomo giusto, porta tranquillità, non vuole casini, non vuole casini negli spogliatoi e non vuole prime donne. Ragazzi, il fatto che sia stato fatto passare quasi per un orco in un determinato film a me non va giù, anche se io questo film non l'ho visto, ho sentito altri chiaramente, a me non va giù questa storia, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con quel capitano là, che scudetto con cappello a parte, dove anche lì fece questioni col mister. Ricordate Napoli-Roma, l'ultima parte, la penultima? A parte lo scudetto e poi la Supercoppa italiana con una Fiorentina fallita, diciamo. Tutto il resto che ha vinto nei club l'ha vinto con Spalletti. Quindi questo è un allenatore molto bravo, molto competente, che sa far giocare bene le sue squadre. Saffaggio, però lo devi seguire. Ricordo ancora una volta a me stesso, Luciano Spalletti con nel suo primo ciclo a Roma raggiunge due volte i quarti di finale di Champions League, venendo eliminato entrambe le volte dal Manchester United di Cristiano Ronaldo, di Rooney, di Giggs, di Park, di Scholes e di tanta altra bella roba. Questo allenatore, quando ha potuto, quando la squadra l'ha seguito, i risultati li ha sempre ottenuti. Nella stessa Inter, sì, d'accordo, Conte, ora Inzaghi, ma l'Inter ha cominciato la risalita con Spalletti. L'Inter ha cominciato, nonostante i guai con l'altro capitano, nonostante quel che combinava quello là, Maurito, più che Maurito la moglie. Questo per dirvi che questo
è un allenatore con le, incontro, con le contropalle, e vi dico la verità. Sì, vabbè, anche io caldeggiavo il ritorno di Allegri, ma se la Juve avesse preso Spalletti sarei stato contento. Sarei stato contento uguale, va. E niente, si divertono. Poi la cosa che mi è più impressione di questo Napoli è il centrocampo. E poi, apro e chiudo parentesi, ragazzi, ve lo dico da adesso, in questo canale c'è libertà di opinione nei limiti dell'educazione, ma io una censura sarei disposto a farla, sapete perché? Per i tifosi napoletani che ce l'hanno con De Laurentiis, che ce l'hanno con De Laurentiis, sia per la storia che dissi, che non ricordo a mia memoria un Napoli durato tanti tempi, tanto tempo ai vertici del calcio italiano. Gli manca solo lo scudetto e la Coppa UEFA, che avrebbe potuto tranquillamente raggiungere, e non è detto che non lo raggiunga, non è detto, attenzione. Perché ho tirato in ballo De Laurentiis? Ragazzi, ma avete visto come gioca Anguissa? Chi cazzo lo conosceva quest'altro? Chi cazzo lo conosceva? Raga, questo è un medianone in stile, non ha la tecnica, non ha la stessa tecnica, però ragazzi è una corsa bestiale, è un Allan meno tecnico ma più potente questo qua, e a me Allan faceva impazzire, ricordo. Anguissa, fa proprio paura il centrocampo a questi qua. Fabian, come gioca Fabian? Fabian Ruiz, come gioca Fabian Ruiz, ragazzi? Ma avete visto come cazzo giocava ieri Fabian Ruiz? No raga, è una squadra che poi non piglia gol, non piglia gol, non piglia gol, e questo per vincere i campionati, ho sempre detto che è basilare in Italia. Ecco perché, come io dissi, il Napoli per me può tranquillamente ambire allo scudetto, secondo me addirittura più del periodo di Sarri, più del periodo di Sarri, perché quel Napoli spesso sbagliava le partite decisive, il Napoli di Sarri, ricordo il 2-4 con la Roma, la stessa sconfitta all'andata con la Juve, la partita di Udine dove fu espulso Higuain, ricordo, dove spesso sbagliava alcune partite questo il Napoli. Questo Napoli ha l'aria di non sbagliare le partite, poi naturalmente vedremo quando ci saranno gli scontri diretti, nella fattispecie contro le milanesi, contro le milanesi, Inter soprattutto, ma attenzione, io mi sento tranquillamente di dire che quest'anno in Champions ci arriva sicuro il Napoli, ci arriva sicuro, che Spalletti ci è arrivato con una Roma molto, ma molto, ma molto più debole di questo Napoli. Ci arriva, ricordate la formazione di quella Roma? Doni, Cassetti, vabbè, Vucinic, a parte De Rossi e Totti, che campione aveva quella Roma? Che campione aveva quella Roma? Eppure lui non solo ti vince due Coppe Italia, ti vince la Supercoppa, ti arriva due volte ai quarti di Champions battendo lo United all'andata, poi ci fu il famoso 7-1, perché la gente della Roma di Spalletti in Champions ricorda solo i 7-1, non ricorda un Manchester United messo gravemente in difficoltà nella gara d'andata, dove la Roma meritava ben più del 2-1 finale. Io purtroppo ho un brutto difetto, ho memoria. E cari napoletani, io appena annunciarono Spalletti, subito dissi, questo farà benissimo a Napoli, perché è il suo ambiente ideale. È una squadra con uno zoccolo duro, non ha una figura predominante come era Totti alla Roma o Icardi all'Inter. C'è tutto il materiale per far bene, perché Insigne... Sì, è chiaro, il capitano, ma Insigne non è un ragazzo che si mette contro gli allenatori, forse con le... Ancelotti a parte forse non è un ragazzo che porta malanimo nei confronti degli allenatori, quindi cari napoletani, e ne sono felice per voi, vista la Juve, la mia Juve com'è ridotta,
ed è solo felice per voi, quest'anno potete sognare. Quest'anno potete davvero sognare. E ve lo auguro di tutto cuore, ragazzi, perché per tutto ciò che avete fatto vedere questi anni, merita, il Napoli merita. E quest'anno avete l'allenatore giusto. E se Osimhen, che è un periodo che vedo benissimo, continua su questa falsa riga, ragazzi, ribadisco, quest'anno potete sognare. Senza dimenticare Lozano, senza dimenticare Politano, che per me è un gran bel giocatorino. Per me è ceduto troppo frettolosamente dall'Inter di Conte. Politano è un gran bel giocatorino, ragazzi. È una bella ala fantasiosa, fastidiosa. Ragazzi, ribadisco, quest'anno per me a Napoli si può sognare. Ora invito a iscrivervi al canale. Naturalmente, con i video ci sentiamo più tardi con la Serie B e col calcio estero. Serie B, dove si è giocato già l'anticipo nella sesta giornata, Frosinone Brescia, un'altra bellissima partita. Quest'anno è molto bella la Serie B, terminata 2-2, dove il Brescia può recriminare per un clamoroso calcio di rigore non dato a fine partita. Raga, iscrizione al canale, ribadisco, fino a fine settimana voglio almeno 50 iscritti. Ciao.